in certi momenti, dopo un dibattito come quello che si è fatto noi stasera, più onesto fermarsi a un certo punto e dire: noi ci siamo arrivati così. Le altre forze rappresentate in questo Consiglio, che rispetto in tutto e per tutto, ci sono arrivate legittimamente con un'altra posizione e con altre idee. È il primo passaggio che comunque si è costruito un Consiglio, perché vedete, io ho ascoltato con attenzione anche gli interventi che richiamavano le varie interviste sui giornali e gli andari. E se devo essere sincera, l'unica cosa a cui ho pensato mentre li ascoltavo è che noi a questa discussione qui dentro l'unico rammario che si può avere è di esserci arrivati troppo tardi. Chiaro? Chiaro? Però nel momento in cui lo dico affermo anche un'altra cosa, che se si ha voglia di discutere da qui in avanti della sostanza che sta dentro a questa roba qui, che non sono solo posti di lavoro evidentemente, cioè una sostanza che fa riferimento anche allo sviluppo, alla manipolazione, eccetera eccetera, da qui in avanti, come dire, si mette un punto, non so quale può essere la terminologia adatta, ma credo ci si capisca alle 3:15 della notte, e si ricomincia, e ognuno ci porta anche le supposizioni. Quindi dice che ti si è bevuto il cervello, no, l'ho fatto coscientemente, perché ritengo che si debba uscire da stasera avendo capito tutto, reciprocamente anche nelle diversità e nelle attuali distanze, e auspicando che durante questo percorso, che ribadisco debba anche essere fatto in tempi stretti, perché voglio dire, si sta ragionando di una cosa che già mi pare abbia avuto eccessivi tempi di dilatazione, e evidentemente come tutte le cose hanno eccessivi tempi di dilatazione, sopra ci si costruisce di tutto, dalle leggende metropolitane alle opinioni le più disparate. Beh, in questo percorso da stasera si ricomincia insieme, ognuno ci porterà il suo pezzo. Quanto più, io spero, si arriverà a avvicinarsi nel merito e nel metodo, e più penso si sarà fatto un buon lavoro. Ribadisco che dell'emendamento non ho contrarietà nel merito, ma mi pare giusto segnalare, non che non si può fare da soli, non è questo il punto della riflessione, anzi mi pare per tutta la discussione che è venuta fuori e per quante volte è stato anche detto non va assumendo la responsabilità, state attenti, perché ci avete detto anche voi, lo traduco in termini semplici, doveva essere un'occasione d'appello e balzo, no? Siamo proprio di fuori al 100%. Io dico facciamolo convintamente da domani su tutte le cose, che comunque qui dentro ci hanno da tornare, perché e nessuno l'ha detto fin dall'inizio, noi stasera non abbiamo, tant'è che nel video di giorno c'è scritto riportare un consiglio alla variante, vuol dire che siamo consapevoli che stasera non si è fatto la variante. Grazie, altri? Bene, chiudo dibattito, quanti sono i presenti? Sei? Bene, chi è favorevole? Prego, alzate la mano. No. Quattro favorevoli. Chi è contrario? 20, giusto? 22. 22, sembra quanti. 22, bene, grazie. Allora, sull'ordine del giorno, chi interviene? Ci sono interventi? Sì, l'ha letto. Non mi ho chiesto perché l'ha già letto, prego Valoncelli. Sì. Tutto, ma dà l'impressione davvero che l'unica a aver capito che non si voleva la variante, visti gli interventi della maggioranza, sia effettivamente il capogruppo del PD. Perché gli altri sembrava parlassero tutti di variante e tutto un presupposto della variante, no? Tutte cose non hanno nulla a che vedere con quello che si andrà a votare oggi, che si andrà a votare con accuse velate, metteremo il voto verso il centro-destra che si tira indietro e quant'altro, invece no, non si tira indietro assolutamente. La cosa invece preoccupante è che si va a votare una cosa che mi sembra che la maggioranza davvero abbia capito,
perché non si vota la variante, lo ripeto, si vota un'altra cosa, si vota una... No, una cosa la risa basta. Come si direbbe a Firenze, è garbato non capire, è garbato non capire. E avete parlato di un'altra cosa, spostando il dibattito su un piano che non era quello che noi sollevavamo come problema. Il problema era il perché la Giunta non firmava un documento che ne aveva l'autorità e la possibilità di fare, e ha demandato al Consiglio Comunale l'approvazione. Non solo, ha avuto anche necessità di avere un documento in appoggio fatto sempre dalla maggioranza, perché a quanto pare non bastava nemmeno un voto, cioè bisognava fare non il distinguo ma puntualizzare tutta una serie di cose che non c'era assolutamente bisogno di farla, perché in tutti i documenti presenti anche il PD c'è l'unica cosa che non c'è, è il fatto che l'assunzione di responsabilità della Giunta non c'è stata su un atto che a quanto pare doveva essere così importante. A sentire gli interventi era importante se assumesse la responsabilità della Giunta, come noi ci assumeremo la nostra responsabilità una volta è la variante, sarà possibile portarla in aula, perché ad oggi questa variante, per motivi a noi totalmente sconosciuti, non è stato possibile portare la variante in Consiglio Comunale. Questa è la verità. Non ha nulla a che vedere il lavoro, l'occupazione, lo spazio del territorio, anche perché noi l'abbiamo sottolineato, certi passaggi anche sull'espansione del territorio, certe impostazioni sulla viabilità, in tutti i documenti, e comunque non aveva nulla a che vedere con la discussione e con la votazione che si deve fare, sono cose che non ci possono trovare d'accordo. L'unica cosa che ci può trovare d'accordo è che Empoli, le imprese hanno bisogno di risposte, non solo di aree ma anche sull'occupazione, e quello noi saremo sempre in grado di darle. Sarà sempre in grado di fare un dibattito su quello che è il meglio per la nostra città, e questo lo faremo di sicuro, ma bisogna avere anche il coraggio di dire che oggi il Consiglio Comunale si assume una responsabilità che se la doveva assumere la Giunta, e che a supporto anche di una cosa di questo genere, che io ritengo anche abbastanza grave, devo dire il vero, perché sminuisce la capacità che la Giunta ha avuto fino ad ora di decidere sugli atti che erano di loro competenza. Quindi avere anche bisogno di un ordine del giorno per rinforzare una posizione che sinceramente era meglio un ordine del giorno in cui si diceva: Giunta, assumete la tua responsabilità, come hai fatto le altre volte, te la assumo anche questa volta. Non è che se le cose non sono così lineari come sempre te non tutte le debba assumere. E comunque sarebbe stato un documento da votare nel momento, era chiarita tutta la situazione e tutte le controversie, anche con le aziende e con le aziende in merito. Eravate in grado, per maggioranza, perché avete i numeri, di rassicurare anche chi vi proponeva il documento di intervento su Via Piova, perché avete i numeri per alzata di mano per votare qualsiasi tipo di documento. Quindi non era assolutamente necessario che la Giunta, diciamo tra virgolette, si nascondesse dietro il Consiglio Comunale. Noi voteremo contrari al documento di PD perché è inutile, superfluo, e voteremo contrari anche a quanto riguarda la delibera che doveva essere assunta come responsabilità dalla Giunta in carica e non certo dal Consiglio Comunale. Se altri, ordine del giorno del Partito Democratico è anche condivisibile in tanti aspetti, perché in sostanza, a parte il fatto che mette nero su bianco in un certo senso tutto quello che abbiamo tra virgolette denunciato stasera, cioè dei ritardi, la mancanza di documentazione, le reticenze, le risposte date prima in un modo e poi in un altro, però a mio avviso non rimedia, e già questo sarebbe di per sé abbastanza grave, cioè il fatto che un consigliere comunale non si è messo in grado di lavorare come il suo diritto di fare, avendo tutti i documenti eccetera, già questo sarebbe di per sé abbastanza grave. Però questo documento a mio avviso non rimedia ad una cosa ancora più grave, era quello che veniva detto prima anche da Gaccione, da Molini,
Cioè il fatto è noi stasera, un'amministrazione ma in senso lato, quindi tu, il comune,